Dopo la salvezza conquistata con 3 giornate d'anticipo, è tempo di tirare le somme in casa Lecce. La conferenza stampa del responsabile dell'area tecnica giallorossa Pantaleo Corvino e del direttore sportivo Stefano Trinchera è stata dunque l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, parlare di futuro, ma anche ringraziare i giocatori per la stagione appena conclusa. Grazie soprattutto a loro, anzi devo dire che le valutazioni che avevamo fatto quando siamo venuti qui a gennaio a dire che non erano né superficiali o valutazioni che non tenevano conto di quello che sarebbe stato il rischio che avremmo corso non prendendo nessuno, si sono rivelate azzeccate quelle previsioni, non erano né azzardate né superficiali. Con 38 punti abbiamo superato addirittura quello che è stato il punteggio dell'anno scorso. Corvino ha poi sottolineato di aver accettato la proposta del presidente Sticchi Damiani per l'amore che prova per il suo Salento, con un progetto basato sulla sostenibilità e del quale è particolarmente fiero. Mi devo vergognare di dirlo? Sono autoreferenziale? No, io sono. Mi piace. Quando raggiungo un obiettivo, mi piace poter dire che su 12 anni mi prendo dei meriti, non il merito, dei meriti di essere stato il responsabile dell'area tecnica del Lecce, del mio territorio, del mio Salento ed aver contribuito da responsabile ad avere 8 anni fa fatto vedere ai miei tifosi, a tutto il territorio, la Serie A, da responsabile a te, 8 anni. Il responsabile dell'area tecnica ha poi confermato di aver ricevuto offerte per giocatori per 100 milioni di euro durante il mercato di gennaio. Infine, si è parlato del futuro di Gotti, allenatore scelto proprio da Corvino con l'ok del presidente Damiani, il cui futuro sarà ancora a Lecce. Abbiamo già raggiunto l'accordo di un altro anno in caso di salvezza. La salvezza l'abbiamo ottenuto. E quindi non c'è, di che cosa dobbiamo parlare io e lui, se non quello di sapere dopo che abbiamo il budget come muoverci io e lui con Stefano per andare a fare il mercato.